Naturalmente i ringraziamenti di rito sono formali per Romolo, che è un testone, nel senso che è un nuovo stilato, quindi quando mi ha intercettato, l'unico che non mi abbia intercettato sui telefoni ma mi ha intercettato fisicamente Romolo, e ha castigato quando ha detto devi venire a Fiorentino, ma è grande piacere che tu venga, cioè, ovviamente il piacere è cambiato. L'altro ringraziamento lo devo a Dante Reale, perché intanto questa cosa della cittadinanza attiva come concetto, oltre che come organizzazione, è sempre una bella cosa, ed è una bella cosa in tempi come questi. Io avrei detto alla fine ciò che tu hai detto all'inizio, quindi lo ripeto subito perché lo sottoscrivo. È il momento in cui, forse più che in altri momenti della vita collettiva di un paese, di una nazione, bisogna riprendersi in mano i diritti. Ma non a caso Dante usa questo termine, riprendersi in mano i diritti. Non ce li dà nessuno i diritti se non ce li prendiamo, come la libertà non te la regala nessuno. Tu credi di essere arrivato ad un tasso di libertà apprezzabile per la tua vita collettiva e ti addormenti, siedi sugli allori, e da quel momento in poi comincia l'erosione costante, progressiva di quella libertà. Un bel giorno ti alzi e ti accorgi che te l'hanno portata via. E quindi è importante riprendere in mano i propri diritti, è importante capire che questa è la chiave per ricominciare, per rialzarsi, perché non è vero che non è possibile rialzarsi, non è vero che siamo alla fine della storia, al punto finale. Certo siamo in una situazione drammatica, questo lo voglio dire subito, non dipende dal fatto che ci sia un governo di destra. Sarebbe lo stesso punto anche se ci fosse un governo di sinistra, quindi sia chiaro come impostazione di analisi delle cose che sto per dire, che ciò non dipende esclusivamente dal colore politico di chi in quella determinata parte governa. Perché dico questo? Perché mi metto a fare il politologo? No, dico questo perché attraverso il racconto di fatti che potrete leggere, per chi avrà voglia e pazienza, in questo libro Roma Nostra, sono giunto ad una conclusione che poi espongo nello stesso libro, cioè oggi siamo di fronte ad una situazione nella quale è molto retorico ed è molto persino finto credere ad una dialettica sinistra-destra, da destra-sinistra, che è un po' da considerare quasi come il perno del dibattito sociale. Non è così. Oggi, mi capita di dire spesso, questa linea immaginaria verticale che divide o dividerebbe o avrebbe dovuto dividere o ha diviso in passato una destra dalla sinistra, storica, politica, persino partitica, è una linea, un segmento che va ruotato di 180 gradi e da verticale deve essere immaginato come orizzontale. Orizzontale perché? Perché separa, diciamo così, la società in due altri modi, non fra chi è a destra e chi è a sinistra, ma fra chi sta sopra e chi sta sotto. E chi sta sopra è chi accede al potere, ai poteri, alla disapplicazione del diritto, fa della disapplicazione del diritto e delle regole uguali per tutti la norma. Chi sta sotto non necessariamente, normalmente appartiene magari a classi sociali meno elevate, ma non necessariamente appartiene a classi sociali meno elevate. Spesso può stare sotto anche il grande professionista, l'ottimo magistrato, l'imprenditore magari onesto e anche prospero nella propria attività economica, che però per non voler entrare nella nozione negativa del far sistema viene escluso e quindi sta sotto. E allora tutto questo per dire che attraverso questi fatti, attraverso quello che sta accadendo oggi in Italia, ormai sta accadendo da un paio di anni a questa parte, meno di sei mesi fa, quando è uscito questo libro, io che l'ho scritto e l'editore concordando con me nella titolazione, nella sottotitolazione di questo libro, per spiegare a chi entra in libreria e vuol capire di che cosa si tratta, abbiamo usato poche semplici parole. Abbiamo usato un titolo che non è solo un'assonanza con Cosa Nostra, forse questa è la cosa minore di questo libro. L'assonanza con Cosa Nostra c'è, ma è un'assonanza, diciamo, subalterna, di secondo piano, perché Cosa Nostra come fenomeno è un fenomeno superato.
Io dico in questo libro che le mafie, come la mafia, l'andrangheta, la camorra, sono storicamente, politicamente, giudiziariamente fenomeni subalterni. Essi sono stati superati ampiamente da una politica che è una politica ladra che ha corrotto persino le mafie. Detto questo, e cominciando da questo punto, forse ci è più chiaro ciò di cui adesso parleremo un po' più, come dire, dettagliatamente, entrando un po' più nel merito. Questa è solo la mia supposizione? No, facciamo parlare i fatti. Il mio è un libro di fatti, di nomi e di cognomi. Quindi, con la documentazione che tutti i fatti devono avere, chiunque poi può farsi una propria opinione. Io non pretendo di imporre una chiave di lettura, la suggerisco. Perché dico, se metto in fila tre fatti di un certo tipo, probabilmente la sintesi di questi tre fatti offre una certa chiave di lettura. Però poi quei fatti vanno documentati, quei fatti vanno sostenuti da ciò che storicamente accade a Tolentino, accade a Catania, accade a Bolzano. Non è un film, è la realtà. E allora, attraverso questi fatti, noi concludiamo con questo libro che siamo in presenza di una nuova Tangentopoli. Di una Tangentopoli nuova, non perché sia la replica della Tangentopoli degli anni 90, al contrario, perché è la sua sublimazione, il suo sviluppo, è la sua raffinazione, è la sua realizzazione allo stato massimo. Quando è uscito questo libro, 5 mesi fa, anche l'editore e qualche mio amico, collega, in modo particolare, mi diceva: ma forse è un po' spinta in avanti questa lettura. Ovviamente me lo diceva per darmi un buon consiglio di moderazione, no? Di ponderazione nel racconto di questi fatti e nella proposizione della chiave di lettura. Io ho risposto che invece no, non era così, avevo letto troppi atti giudiziari relativi alle inchieste di cui parleremo e avevo visto anche per il mio lavoro di giornalista dal vivo, senza che fossero prima gli atti giudiziari a dirmelo, delle realtà persino troppo sconvolgenti per poter dissuadermi dalla idea che a mano mi andavo facendo di questa nuova traiettoria. Qualche giorno fa, 6 mesi dopo l'uscita di questo libro, è stato proprio uno dei protagonisti della vita italiana recente, cioè l'ex capo dello Stato, Carlo Azeglio Ciampi, a dichiarare in interviste piuttosto ampie a tutti i giornali italiani che non solo siamo in presenza di una nuova Tangentopoli, ma che oggi è peggio della Tangentopoli 92. Se ce ne fosse bisogno, dall'altro lato, sull'altra sponda, diciamo così, uno che se ne intende, Primo Gregati, il famoso signor G delle cosiddette tangenti rosse, ha detto la stessa cosa, ha detto oggi è peggio di Tangentopoli, quasi a dire, beh sì, noi lo facevamo, ma lo facevamo in una maniera rispetto all'attuale, diciamo, meno molto raffinata, non voglio dire più artigianale, perché non erano artigiani nemmeno loro, però di sicuro meno raffinata. Questo per arrivare dove? Per arrivare a dire che vi è un anello di congiunzione tra quel sopra e sotto di cui dicevamo prima e la nuova Tangentopoli così disegnata come meccanismo più raffinato di assalto alle risorse. Va bene? Questo anello di congiunzione però non si spiegherebbe se non facciamo un piccolo sforzo di riflessione su che cosa? Sulla risposta da dare ad una domanda. Può una Tangentopoli così raffinata, un sistema di assalto alle risorse, in modo particolare alle risorse pubbliche, funzionare se una parte dei protagonisti di questo assalto viene lasciata fuori? Certo che non può funzionare, c'è bisogno che tutti o la maggior parte vi partecipino affinché il meccanismo funzioni come un orologio. Infatti, la caratteristica di questa nuova Tangentopoli è riassumibile in 3 punti. Primo, una trasversalità perfetta. Ce n'è per tutti i gusti, da destra a sinistra, da sinistra a destra. Secondo, la capacità di assaltare prevalentemente le risorse pubbliche, fondi europei, fondi nazionali, i famosi fondi che poi transitano per i POR regionali. Quindi, le risorse pubbliche meglio della tangente data
su, come cresta, come si dice volgarmente, sulla realizzazione di una certa opera. È molto più sconveniente che io dia il 30% a Romolo, è molto più conveniente che io e Romolo mettiamo in piedi una società, magari io sono il politico che sta a Roma, sta a Bruxelles, Romolo è il mio portavoce, portaborse, parente, amico, se fosse una bella donna la mia amante, mia moglie, mia sorella, con lui metto su una società la stessa mano sinistra che dà, l'altra mano destra del medesimo corpo fisico che prende. Questa è la seconda, ma non per ordine di importanza, solo per ordine così di descrizione, fondamentale caratteristica della nuova Tangentopoli. Non c'è più bisogno che i soggetti siano due. Anche la Tangentopoli abruzzese sarà dimostrata nei rispettivi gradi di giudizio successivi in Abruzzo, dimostra che si è fatto ricorso a un copione vecchio. Per questo è stato, se vogliamo, se sarà sempre dimostrato, già in gradi di giudizio successivi, per questo diciamo non è stato difficile scoprirlo. È più difficile scoprire quest'altro tipo di Tangentopoli in cui chi dà e chi riceve sono grosso modo la stessa persona. E quindi i soggetti della Tangentopoli classica da due diventano nella nuova Tangentopoli uno solo. Assalto alle risorse pubbliche, unificazione dei due soggetti appunto da due ad uno, ma poi anche, abbiamo detto, trasversalità perfetta. Ci devono essere dentro tutti, altrimenti, come dire, qualcuno potrebbe lamentarsi di non partecipare al banchetto e potrebbe far saltare il sistema. Torno per un attimo al titolo del libro. Allora, ecco che Roma Nostra ha un valore enunciativo, descrittivo, ma anche evocativo da quest'altro punto di vista. E cioè, non abbiamo voluto parlare della Cosa Nostra, che è gravissima, che è un pericolo per la società, non è detto che abbiamo sconfitto, abbiamo detto che è subalterna, che è diverso. Ma evoca la roba verghiana, Giovanni Verga, la roba, il patrimonio, le cose, sono quello che ho. E quindi evoca anche questa convinzione ormai diventata comune nella società per cui sei quello che hai e più velocemente lo realizzi, più anche illegalmente lo realizzi, meglio è. Ma soprattutto però c'è anche una terza versione di questo Roma Nostra che abbiamo usato come locuzione, come titolo, e cioè che tutto ciò è affar nostro, tutte queste cose sono affari nostri. Non solo per un problema etico e di virtù, voglio volare più basso, voglio andarci più terra a terra, per un problema di convenienza. Guardate, quando esplose la prima Tangentopoli, non è che esplose soltanto perché i giudici, sì, vabbè, che lì poi vennero fatte delle cose, altre cose non vennero fatte, si colpì in una direzione, ancora io non sono convinto che nell'altra direzione non si potesse colpire come si è colpita nelle altre. Quindi per me la prima Tangentopoli è stata anche da un punto di vista giudiziario un fenomeno incompleto. Detto ciò però, in questa seconda Tangentopoli noi dobbiamo avere un'avvertenza in più, perché l'assalto, ripeto, è prevalentemente, quasi totalmente alle risorse pubbliche. E quindi, dicevo, la molla che deve far scattare la nostra reazione, quindi quella di riprendersi in mano i diritti, come diceva Ariane prima, è una molla legata ad un criterio, se volete, banale, utilitaristico. Se centinaia di miliardi di euro evaporano nel nulla o non vengono destinati alle finalità per le quali sono erogati, le comunità si impoveriscono. I soldi sono di tutti noi e ciò che non viene impiegato nelle nostre comunità non solo impoverisce le nostre comunità, ma lascia aperti dei conflitti sociali che poi alla lunga o a breve noi paghiamo. Quindi, se non fosse altro che per un principio di utilitarismo, che non trovo essere una brutta parola nel momento in cui la volgiamo a servizio di tutta una collettività, questa è roba nostra. E quindi abbiamo il dovere di interessarci. Che cosa è accaduto dunque con questa trasversalità, con questo assalto alle risorse pubbliche, con questa distrazione di queste risorse pubbliche rispetto alle finalità per le quali queste risorse erano erogate? È accaduto quello che voi forse pensavate fosse finito.
e che invece ha continuato ancora ad accadere in maniera anche quantitativamente più pesante. E continuato il finanziamento illecito ai partiti, sono continuati gli arricchimenti personali, è continuato il finanziamento delle correnti, delle lobby, dei gruppi, dei clan, una volta tanto non solo di quelli che usano la lupara, ma dei clan intendo politici. Sono accadute queste cose, e sono accadute sotto gli occhi di tutti e con una perfezione della loro esecuzione, direi da valore. Tuttavia però, siccome non siamo in un film, non possiamo credere che questa perfezione sia una perfezione da manuale solo per l'abilità dei protagonisti. Abbiamo detto prima che affinché questo sistema funzioni, tutti i protagonisti devono avere un ruolo, si deve cercare di coinvolgere il maggior numero di attori sulla scena. Uno di questi attori, fino a questo momento considerato marginale, estraneo, solo diciamo partecipe con alcune delle sue belle marce, i casi che abbiamo visto di compravendita di qualche processo, di giudici, beh, uno dei protagonisti di queste vicende è la magistratura, ma non uno o due magistrati, non tre o quattro magistrati, pezzi interi di magistratura, spesso di magistratura dirigente. Allora, quando il pubblico ministero piccolino piccolino della provincia oscura di Catanzaro, questo ragazzo impertinente che risponde al nome di Luigi De Magistris, ha cominciato a scavare come una piccola talpa da lì, dalla Calabria, dalla Basilicata, e questo tunnel non finiva mai e continuava per la Puglia e tornava indietro in Calabria, arrivava in Sicilia, valicava lo stretto e risaliva per la Campania e poi arrivava addirittura a San Marino. San Marino che mi risulta essere a nord di Colentino, e magari a Milano e altrove, allora è cominciato un po' l'allarme. Di qui nasce la preoccupazione per le inchieste di De Magistris, perché geograficamente esse partono dalla Calabria e dalla Basilicata, una regione tra l'altro considerata un'isola felice, tra le più tranquille, come il Molise. Non è vero? Niente. Ma andavano lontano, non si fermavano lì, quindi la partenza è solo geografica. Questa nuova Tangentopoli è un fenomeno italiano. Assume forme diverse, facciamo un piccolo salto. Una forma diversa, per esempio, era quella, e nel libro se ne parla, delle scalate bancarie a Milano. Cosa c'entrano le scalate bancarie a Milano con i fondi europei sui quali indagava De Magistris? Qual è il nesso, non dico economico, ma logico? Ma pensiamoci un attimo, la prima inchiesta sulle truffe, chiamiamole così, sui raggiri bancari con la vendita di prodotti fantasmagorici dal punto di vista finanziario, beh, noi l'abbiamo avuta nella procura di Trani, che è in Puglia, mi pare, no? Dico io pugliese, mi pare, e a Trani era indagato il governatore della Banca d'Italia, Fazio, forse nessuno se lo ricorda, dice. Ecco, non è proprio un grande complimento che ti fai, però e il Fazio era indagato a Trani per la vicenda dei prodotti finanziari My Way and For You, cioè dei prodotti finanziari che la Banca del Salento, poi fusa con il Monte dei Paschi di Siena, che è sempre più a nord di Tolentino, risulta. Quindi, come vedete, andiamo accorciando l'Italia, perché è vero che l'epicentro è il sud, ma come tutti i terremoti, l'epicentro deve stare da qualche parte, per ragioni storiche, politiche, anche giudiziarie. Il sud, dico nel libro, è quel posto in cui se accade una cosa, come al centro o al nord, al sud accade di più. Spesso poi ve lo leggete, poi capite perché. Ma questo non vuol dire che siccome l'epicentro è lì, l'onda sismica non coinvolga anche il resto. I prodotti finanziari, quindi, di questa Banca del Salento, che si fonde con il Monte dei Paschi di Siena, sono dei prodotti finanziari che ad un certo momento ingannano operai, massai, pensionati, magari anche qualche bravo ragioniere o commercialista, perché erano prodotti ingegnosi, ci hanno messo tutti del tempo per capire che stavano acquistando debiti e stavano finanziando mutui e non stavano acquistando azioni di aziende produttive o cos'altro. Bene, per
della Copasco. Alla procura di Trani sono arrivate 4.000 denunce, 3.000 si sono già concluse con delle transazioni, cioè la banca è corsa ai ripari e ha ammesso di aver avuto torto e ha rimborsato i ricorrenti per una cifra intorno ai 100 milioni di euro, quindi parliamo di queste cifre. Altre 1.000, nel momento in cui parliamo, insomma altre 1.000 o poco meno situazioni, denunce sono ancora aperte. La vicenda della banca del Salento, del Monte dei Paschi di Siena, che si consuma in Puglia in quel momento con questi prodotti finanziari, è forse molto dissimile dall'investimento, dal tentativo di scalata bancaria della Unipol nella storia BNL, Anton Veneta, RCS. Che cosa è accaduto in quella circostanza, andando alla sostanza proprio essenziale? È accaduto che tutti i piccoli risparmiatori, lì compravano i prodotti finanziari fantasmagorici, in quest'altro caso tutti i piccoli risparmiatori affidavano i loro soldi alla Unipol, ma non ritenevano, né sapevano, né volevano, se qualcuno gliel'avesse chiesto, scalare la banca. Nessuno gliel'aveva chiesto, se gliel'avessero chiesto probabilmente avrebbero detto di no. Quindi che cosa è accaduto in tutte e due le circostanze e come si intesta questa vicenda sull'assalto alle risorse pubbliche che chiamiamo fondi europei per comodità e per sussumere sotto questa definizione tutto il mare di denaro pubblico assaltato in questa maniera? Il fatto che si tratta di risparmi di un pubblico indistinto, cioè chi ci ha rimesso le penne sono i risparmiatori dell'Unipol, i risparmiatori che sono andati al Monte Paschi a prendere quei prodotti, tutti noi che paghiamo le tasse e che finanziamo l'Unione Europea, la quale a sua volta finanzia noi con la scelta delle cosiddette regioni europee obiettivo, dove far arrivare i propri aiuti per perequare le differenze che ne sono tra un paese meno sviluppato e uno più sviluppato. Lo dico per chiudere con un esempio: la Cassa del Mezzogiorno, la famigerata Cassa del Mezzogiorno, che pure delle cose ha fatto, dobbiamo riconoscere anche oggi, e la successiva agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, tutte e due insieme, in 40 anni, non hanno speso quanto è riuscito a spendere, quanto è riuscito a mungere come flusso finanziario dai fondi europei negli ultimi 12 anni d'Italia. Cioè, in Italia sono arrivati, sono stati impiegati fondi europei per lo sviluppo, il 59% della spesa totale degli ultimi 40 anni di Cassa del Mezzogiorno e Agenzia per la promozione dello sviluppo messe insieme. Facciamo ancora un esempio: De Magistris indagava sull'utilizzo di un bel po' di miliardi, diciamo 12 miliardi di euro, che sono 24 mila miliardi di lire, per la Calabria, per la sola Calabria. Uno degli interrogativi inquietanti oggi è che a lui siano state sfilate le inchieste, questa in modo particolare, non solo perché ormai si cominciava a capire dove erano andati a finire o dove erano spariti, meglio, per meglio dire, i soldi. Per esempio i soldi dei depuratori che dovevano depurare il mare di Calabria, bellissimo, volano di una economia altro che sostenibile, prospera, se le cose andassero come dovrebbero andare. Ma queste inchieste, dicevo, l'interrogativo inquietante è il seguente: gli hanno tolto le inchieste soltanto perché aveva capito che quei soldi se li erano graffignati invece di fare i depuratori e le altre opere pubbliche per i quali erano stati destinati, o gli hanno tolto questa inchiesta non solo per questo, perché ormai si avvicinava a individuare i colpevoli, ma anche perché togliendolo di mezzo avrebbero impedito che egli potesse estendere l'indagine, interessarsi anche ai soldi d'arrivo. Perché guardate, adesso in Italia stanno per arrivare 102 miliardi di euro in fondi europei. 102 miliardi di euro. Quando questa inchiesta nacque, uno dei tanti, adesso quello che mi viene in mente, non lo dico, non c'è nulla di personale nei confronti di nessuno, ma uno dei tanti che si sollevò a dire che questa era un'inchiesta polverone fu il ministro Bersani. Quando però diciamo sistemarono i conti con De Magistris e lo trasferirono, grazie anche alla opera di questo
governatore, ex governatore delle Marche, questo Vito D'Ambrosio, che molto si è applicato in CSM per sostenere un'accusa persino rancorosa nei confronti del PM da trasferire. Quando dicevo però Bersani, venne addirittura intervistato da quell'autorevole, e lo dico con simpatia perché secondo me sono bravi, sono tutti gli altri che non sanno fare la lunettia, da quell'autorevole organo di informazione economica che è Striscia la Notizia, Bersani, dopo aver detto che l'inchiesta di De Magistris era un polverone, 15 giorni dopo ha detto: però è vero, bisogna stare attenti a come spendiamo questa volta i soldi che stanno per arrivare. Cioè, che cosa vuol dire? Ha detto che prima era un polverone e quindi non c'era nulla, era un visionario, quei soldi, adesso ti raccomandi su come si impiegano i soldi in arrivo, cioè c'è il timore che magari, che ne so, qualcuno a Bruxelles ci ripensi e magari, come sarebbe opportuno, non ci dia più una lira, anche perché, scusate, devono dare dei soldi a Tolentino e non si capisce perché non debbano essere utilizzati per le opere da fare a Tolentino, ma debbano intaccarli 10, 15, 20, quello che abbiamo detto prima, per solo. Che senso ha dare dei soldi? Su questo Pirlo ha ragione, scusate, ha senso dare dei soldi a Bocassa per combattere la fame nel mondo quando Bocassa, oltre ai bambini, si mangia pure quei soldi che gli dai per sfamare i bambini stessi? Insomma, è un controsenso. Infatti noi siamo al primo posto in Europa per truffe fondi UE, siamo anche prima della Romania, non è una battuta, cioè mentre nell'ultima graduatoria dell'indice di corruzione percepita dalle popolazioni dell'Unione Europea, la Romania è al primo posto, ma per l'indice di corruzione percepita, e quindi questo è un dato più statistico, la proiezione statistica, per il dato reale, cioè chi ha truffato di più sui fondi europei, il primo posto vero, lo scudetto, è dell'Italia. Allora, queste inchieste arrivavano da lontano, io ho detto San Marino, ma insomma, facciamolo con un esempio, perché dico San Marino? Non lo dico io, ma ho detto questa inchiesta dice c'è a San Marino una tale fondazione che si chiama Terenzi Foundation, che uno non sa neanche che cosa sia, ed è presieduta da un tale signore, chi è questo signore? Si chiama Piero Scarpellini, e cosa fa questo Piero Scarpellini? È il consigliere per gli affari internazionali di Prodi, e che cosa fa Prodi in quel momento in cui Scarpellini presenta un progetto all'Unione Europea? È il commissario dell'Unione Europea, io sto affidando solo dei fatti, non sto dicendo niente. Che incolpi nessuno, anche perché l'inchiesta l'hanno scippata e non sapremo mai con questa inchiesta scippata se queste cose sono vere, fondate o meno, sarebbe stato meglio che l'inchiesta terminasse e almeno noi avessimo potuto sapere della fondatezza o meno di queste cose. Allora infiliamo questi fatti messi insieme. Il signor Scarpellini ha presentato alla Commissione Europea un progetto che si chiama così, ed è stato finanziato questo progetto, ve lo dico piano piano se no qualcuno magari si sente male. Il progetto si chiama Studio dei flussi migratori dal Nord Africa all'Italia. Allora, no, magari no, non c'è da ridere, ma magari è uno studio serio. Uno studio dei flussi migratori dal Nord Africa all'Italia può anche essere uno studio serio, può anche applicarsi. Il punto è un altro, però. Che quanto è stato finanziato questo studio dall'Unione Europea? Per 1,1 miliardi di euro. Allora io cittadino dovrei dire, se non fanno, non producono risultati attraverso questa ricerca pari almeno a 3 biblioteche di Alessandria d'Egitto antiche, non dubito, non vale, l'impresa non vale la spesa, il gioco non vale la candela. Quante cose si fanno con 1,1 miliardi di euro? Quando hanno tolto l'inchiesta dei Magistris, l'hanno tolta proprio nel momento in cui hanno fatto presto, naturalmente, anzi era già troppo tardi per quello che era accaduto, come si dice, un po' di buoi erano già scappati dalla stalla, non hanno potuto recitare in maniera completa. Io sostengo queste cose perché questo che racconto nel libro è ciò che ho seguito fin dall'inizio. E quando ho cominciato a seguire queste vicende ho capito, mettendole insieme, il caso della Forleo a Milano, il caso di De Magistris a Catanzaro, sembrava quasi una meraviglia nella quale potesse essere presa l'Italia, una teraglia benefica, nel senso che poi, che senso dico teraglia? Nel senso, mica come un accerchiamento dell'esercito, dei giudici marti che andavano a mettere, non hanno mai messo le manette a nessuno. Quasi mai, vi garantisco, De Magistris non è un PM che mette molto volentieri la manette, tutte queste inchieste non c'è stato un arrestato.
E neanche la Forlero, fra l'altro faceva il GIP e non poteva, insomma, doveva firmare un'ordinanza se la chiedeva PM, ma anzi, la imputavano di assolvere marocchini pestati dalla polizia perché non avevano pagato il biglietto dell'autobus, noti criminali marocchini che appunto destabilizzavano lo Stato non pagando il biglietto dell'autobus. Quindi non c'è neanche più, ormai superata, questa obiezione, giustizialismo, i giudici, non c'entra niente anche per un'altra ragione, perché questi due giudici non sono stati fatti fuori dal punto di vista della stroncatura professionale della carriera dai politici o solo dai politici, sono stati fatti fuori da altri giudici, e qui torniamo a quello che dicevamo prima, il protagonismo in prima persona della magistratura in questo tipo di inchieste, è l'allarme che ne è venuto fuori, sia per il disvelamento della nuova Tangentopoli, sia per il disvelamento del fatto che dentro questa nuova Tangentopoli grandi pezzi della magistratura erano protagonisti negativi, non erano più l'ordine magistratuale che controlla gli altri poteri, che sottopone al controllo di legalità l'appalto o il concorso pubblico, erano invece, si rivelavano come l'apparato di copertura di mille dipendenti, come complici. Infatti le magistrate Forlero vengono fatti fuori dai giudici con una solerzia che non è stata mai riscontrata in tutta la storia repubblicana nei confronti dei giudici che si fossero macchiati, magari anche succede, di una inadempienza disciplinare, o avessero sbagliato un atto giudiziario in buona fede, o anche nei confronti di giudici pur protagonisti di pesantissimi o accusati, pesantissimi fatti, accusati di pesantissimi reati. Cestelle non si è comportato come si è comportato con loro. Quando il 3 dicembre 2007, quindi esattamente un anno fa, Letizia Vacca, membro del CSM, ha detto: sono due cattivi maestri, due cattivi giudici, due figure negative. E l'ho detto prima che vi fosse il pronunciamento del CSM, quindi facendo anche un'anticipazione di giudizio che se l'avesse fatta chiunque di voi su qualunque altro fatto, avrebbe candidato al manicomio, insomma alla galera. Questa cosa venne detta dalla Vacca il 3 di dicembre 2007, la Vacca è una docente di diritto romano all'Università di Cagliari, messa del CSM in quota PDCI, quindi del partito di Diliberto, e la Vacca ha fatto, diciamo così, questo pronunciamento urbi e torbi prima che vi fosse un giudizio discutibilissimo che poi decise appunto il trasferimento di De Magistris da Catanzaro a Napoli, dove adesso è il giudice della Rietà, quindi niente più PM, niente più magistrato monocratico, ma lavora in collegio con altri due e fa il bravo al Tribunale degli Esami, dove lui tra l'altro sta preso a lavorare egregiamente. E la Forlero allontanata da Milano, perché per incompatibilità ambientale, è stato un po' quanto era incompatibile la Forlero con Milano, ed è andata a fare il GIP, lei è rimasta GIP a Cremona. Perché? Perché la Forlero sosteneva una tesi che poi qualunque giurista serio non potrebbe negare, e cioè che da lei alla Torre si potevano iscrivere sul registro degli indagati senza che, quindi Comincio, i Cinque e gli altri, senza che vi fosse bisogno dell'autorizzazione né del Parlamento italiano né del Parlamento europeo. Lo devono dire a chi non lo sa, purtroppo la gente non lo sa, e se non lo dicono i giornali, cioè noi, la gente continua a non saperlo. Noi non lo possiamo dire sempre, noi non lo diciamo quasi mai, almeno su questo tipo di cose, per cui siamo sempre strabici e diciamo: Berlusconi, però va benissimo, cioè Berlusconi doveva essere processato, la Gambus, il tentativo di ricusare il suo giudice era fallace, era infondato, ed è giusto che Berlusconi fosse processato. Ma perché gli altri non dovevano essere iscritti sul registro degli indagati nemmeno, scusate? Perché? Perché la Procura di Milano ne deve uscire sempre come il Palazzo Immacolato? Perché si sono tenuti le carte per due mesi nei cassetti senza pronunciarsi? La Procura di Milano, lo scritto, quindi registriamo, andiamo dentro. Perché si sono tenuti le carte nei cassetti per due anni quando la giunta per le autorizzazioni a procedere del Senato aveva risposto alla Procura di Milano dicendo: sostanzialmente fate quello che volete, se ritenete di dover iscrivere la Torre iscrivetelo, se la Torre non lo volete scrivere non iscrivetelo, cioè la Torre è protagonista di quelle intercettazioni sulle scalate bancarie, facci sognare, il tavolo a latere, il signore, cosa gli diamo, cosa ci dà,
si sono tenuti le carte nei cassetti per 2 mesi, la legge dice che doveva essere di nuovo il GIP titolare di quella vicenda. Se voleva riavviare il procedimento, dice la legge, il giudice in quel caso può, non dice deve. E comunque quelle carte andavano date alla Forleo, la Forleo non era stata ancora trasferita. Quelle carte, chissà come, chissà perché, sono state tenute 2 mesi nei cassetti e sono state tirate fuori a Milano quando la Forleo, perché aveva preso una botta al ginocchio, si è messa in malattia per 5 giorni, non so 6 giorni. In quel momento, miracolosamente, le carte sono venute fuori, sono state affidate ad un altro GIP. Questo GIP ha riavviato il procedimento, ha richiesto a Milano se si poteva iscrivere o non iscrivere una melina, come nel calcio, no? Si fa melina quando non si può giocare, una ripetitività di atti inutile. Anche qui io non insinuo niente. Questo GIP, poco tempo dopo, è diventato presidente di sezione. Lo dico così, grazie, lui, perché non ho le prove di lui. Però un ragionamento lo posso fare, mica sono coglione che non posso fare un ragionamento, no? E credo che neanche voi lo siate se vi adoperate, vi sforzate di fare un minimo di ragionamento. Questo, voglio dire, non si può più provare, quando si brucia, come quando si bruciano le carte, certo, uno può dire, le carte, vabbè. Comunque, siccome qui non sono state bruciate le carte, ma le carte ci sono tutte, e i passaggi sono tutti dimostrati, io sfiderei chiunque, dal mio modestissimo punto di vista, ma sfiderei chiunque a sostenere il contrario, provare che le cose non siano andate così. Allora via De Magistris, via Forleo, e poi fino ai nostri giorni, adesso concludo, non voglio farla troppo lunga, perché è necessario avere una prima inquadrare, diciamo così, per capi principali di tutta questa vicenda, e poi questa grandissima sceneggiata, penosa sceneggiata italiana della cosiddetta guerra fra le province. Una cosa che non esiste da un punto di vista concettuale, prima che da un punto di vista giuridico. Guardate, tutti i giornali hanno titolato banalmente, ma non meno consapevolmente, guerra. Ma guerra è, o scontro è, se io e Romolo andiamo l'uno verso l'altro, no, a capo fitto, a testa bassa, ma se Romolo sta fermo, io gli vado addosso, quella si chiama aggressione. Sono io la parte, diciamo così, che ha sbagliato. Non c'è un concorso di colpa e quindi non c'è un partecipare all'attività di offesa e di difesa contemporaneamente, qual è, diciamo, in maniera elementare lo schema della guerra. Tuttavia, in questo libro, roba nostra, diciamo, siamo stati anche facili profeti. Io, scherzando, neanche tanto, dico, ma mi è capitato di scrivere un libro al futuro, cioè un libro in cui ho detto quello che sarebbe accaduto. Azzeccarsi le cose, le previsioni del lotto, così sarebbe di andare. Non mi capita mai, mi capita magari di farlo qualche volta in qualche articolo, o questa volta in un libro. Perché dico questo? Perché quello che sta accadendo tra Salerno e Campania, e voi non ve lo ricordate più, il libro è scritto, è già accaduto. Non ve lo ricordate più, non per colpa vostra, perché giustamente 6 telegiornali, anzi 7, e 47 giornali sono troppo pochi per dire queste cose, se contengono dove le mettono, tra i tanti altri per la stagione 2007, i nei di Bruno Vespa, e non lo so, l'ultimo modello di acconciatura per i cani, non ci sta nei giornali lo spazio per mettere queste cose, e quindi voi non lo potete sapere solo perché nei giornali del tipo non c'è stato uno spazio. Se ci fosse stato uno, lo avrebbero fatto sapere. L'anno scorso, prima dell'estate dell'anno scorso, De Magistris, con l'inchiesta Togo il cane, che poi apparentemente sembra la terza dell'inchiesta, ma è più importante di tutte le inchieste, la madre di tutte le inchieste, perché Togo il cane è quella che ha aperto lo squarcio sulla magistratura e ha spaventato il CSM, il capo dello Stato, i marziani di Marte, li ha spaventati tutti, perché tutti hanno realizzato e hanno detto, ma se le cose stanno così, se Matera, Potenza, Catanzaro, Vibo Valentia, Bari, Spoleto, Imperia, Reggio Emilia, questo è un effetto domino, poi questo significa che dobbiamo andare a capire in ogni procura d'Italia chi lavora e chi no, com'è che certe cose e certe inchieste non vengono fatte, altre che
altro che eccessiva presenza della magistratura. Eccessiva presenza della magistratura per certe cose, peraltro è totalmente ignorante. Quanti cittadini hanno domande in avanti di giustizia per cui le cose languono, non solo per il ritardo, ma perché ci sono procuratori, magistrati che non indagano, non vogliono indagare, sono pagati per non indagare. Questa è la realtà. Questo è il sistema di cui diciamo, il far sistema, poi sì, è questo, non è che è una cosa complicata, non bisogna essere degli scienziati, non stiamo spiegando la fisica dei quanti. Allora, l'anno scorso il PM dei magistrati si indagava su, non gli ha detto, sono tanti magistrati, il capo, DDA, vice capi, procuratore generale, chi più, più ne metta, della procura di Potenza di Matera, va bene? Allora, la procura di Catanzaro ha la competenza territoriale, perché si è in Calabria, altro distretto giudiziario, e indaga su quella di Matera, perché ci sono questi gravi fatti. E gli indagati in quel caso non sono sempre Pippuzzo lo scemo e il cretino del villaggio, ma sono i vertici della magistratura. Che cosa succede? I magistrati indagati, fate caso a questo passaggio, si mettono surrettiziamente, sotto traccia, ad indagare sui loro indagatori, cioè su dei magistri. Come lo fanno? Si inventano un reato che non esiste né nel codice penale, né in tutta la storia giudiziaria italiana, né nella letteratura criminale. Loro si inventano il delitto di associazione a delinquere finalizzata alla diffamazione a mezzo stampa, di cui io sono uno degli imputati. Io non so di cui parlo. Da tempi sono imputato di associazione delinquere finalizzato alla diffamazione a mezzo stampa. Cosa avrei fatto? Con gli altri 5 giornalisti e con il capitano Zaccheo, che è stato nominato, che era delegato dalle indagini dei magistri, la procura di Matera ha detto, ha fatto un ragionamento semplice. La diffamazione deve essere prima dimostrata in un processo. Se il giornalista ha diffamato il senatore il sindaco di Matera Fucino, prima ci vuole un processo che dica che il mio articolo è diffamatorio. Dopodiché mi puoi condannare per diffamazione, ma se non c'è un processo che dice che stabilisca la diffamazione, è ben singolare che tu mi persegua prima che venga accertata questa eventualità. Bene, che cosa fa la procura di Matera? Inventa il reato di associazione, cioè applicando il reato associativo ottiene, poteva essere anche associazione finalizzata alle bocce, basta che c'era l'associazione, perché l'associazione le ha consentito di mettere sotto i controlli i telefoni. Ovviamente compiacente, mica sistema, Mettere sotto i controlli i telefoni di chi? Dei giornalisti, fatto gravissimo, che questo mai accaduto, ammantato di una legalità che non c'è, e quindi sapere che cosa scrivevano i giornali, cosa ci dicevamo io, i miei colleghi, il mio direttore, gli altri giornalisti, la segretezza delle fonti e la costituzione mandate a ramengo. Ma soprattutto, che cosa si dicevano tra che io e i magistrati? L'indagatore è il delegato all'indagine. Un cortocircuito non istituzionale, un golpe giudiziario. Sotto traccia. Allora, ciò che non si può fare, le indagini incrociate che il nostro codice vieta, lo si fa sotto traccia con l'applicazione di un reato che non esiste. Si mettono sotto controllo i telefoni venendo a conoscenza di cose che non si devono conoscere, perché tu non devi sapere che cosa dice il giornalista al suo direttore. Non è pertinente ad alcun reato, altro che le intercettazioni sulle veline. E si fa ciò a cui state assistendo così giorni Catanzaro in maniera più esplicita. A Matera, con Catanzaro e De Magistris, l'hanno fatto surrettiziamente applicando il reato di associazione a delinquere finalizzato a mezzo stampa, di cui io sarei concorrente morale esterno. E a Catanzaro, con Salerno, l'hanno fatto in maniera più esplicita, con il controsequestro. Una cosa che non esiste, non è mai successa, non c'è. Accaduto questo, i giornali, le televisioni, le più alte cariche del CSM, le parole guerra tra le procure, guerra tra le procure. C'è da dire un'altra cosa, molto importante. Quando è accaduto questo l'anno scorso, molti di loro sono giornalisti, magistrati, appartenenti alle forze dell'ordine, perché c'è tanti per me, questa è anche la nostra speranza, hanno chiesto a gran voce che intervenissero, cioè il capo dello Stato, insomma, come si dice, la Corte Celeste, tutti quei cherubini, serafini, tutti, non si sapeva più a quale autorità rivolgere.
abbiamo detto anche, ed è scritto qua il libro di Uscito 6 mesi prima, quindi quello che vi sto dicendo oggi, non scritto 6 mesi fa, anzi prima di 6 mesi fa è stato stampato. Guardate, avvertivamo, che se lasciate passare questo esperimento che sta avvenendo nell'oscura, lontana, inesistente, tranquilla, morbida Basilicata, questo sarà un esperimento che da qui a tra poco sarà riprodotto da qualche altra parte e creerà uno sconquasso enorme, perché la sua riproduzione tecnica sarà peggiorativa. Ancora una volta, se avessimo fatto le previsioni dell'otto con questa stessa precisione, avremmo un altro conto corrente lingue da qualche altra parte. No, ma ci andiamo al mercato, perché questo è avvenuto tra Salerno e Catanzaro. Domanda: sette magistrati di Salerno, tutti e sette matti, protagonisti, come forse sette, almeno sette, un manicomio criminale questa procura di Salerno, perché sette giudici, dopo aver letto quintalate di carte, interrogato centinaia di persone, avviato indagini e condensate tutte queste indagini in un provvedimento di 1700 pagine, che ora voi trovate sul web, su molti blog, compreso il mio, così lo potete leggere in maniera completa e vi fate un'idea delle cose, è qualcosa di incredibile. Beh, è accaduto questo. Adesso intervengono le altre autorità per chiedere gli atti e poi intervengono per fare cosa? Per trasferire. Ecco, c'era la guerra, c'era il bisticcio, trasferito il capo di Salerno e il capo di Catanzaro. Vi ho sorpresi a picchiarvi, quindi tutti e due dietro la lavagna. Che roba è? Ancora una volta dare l'idea che non c'è chi ha torto e chi ha ragione. C'è chi ha torto e chi ha ragione in questa storia. Non puoi punire tutti e due. Se, come dire, c'è chi ha cominciato e chi non è, e chi invece ha agito nel pieno della sua competenza legalmente statuita dalle leggi. Che storie sono? E le storie forse sono di altro tipo. Le storie forse sono quelle in base alle quali tutto ciò che appare, e che come vedrete in questo libro, più fantasioso di un romanzo, invece molto più reale della realtà. Però tutto questo, concludo, ci deve servire per non disperarci, al contrario, ma per avere forte il principio di realtà. Voglio dire, il principio di realtà può essere una bella cosa, ma può essere una brutta cosa, no? Tante volte si dice: questo non lo voglio neanche sapere, perché se lo dovessi sapere mi sentirei male. Però questa è anche una condanna alla inazione, alla inconsapevolezza. Se non sai quanto è profonda quella fossa, non puoi neanche calcolare la spinta che ti serve per saltare quel fosso lì, e magari sbagli perché hai una percezione della realtà deformata, ci finisci dentro. Il principio di realtà invece può essere una bella cosa, senza per questo trascolorare nella fiducia, nella fiducia, perché ti aiuta ad avere perfettamente, il più possibile, insomma, perfettamente aderente alla realtà, il quadro delle cose, e a capire dove, come intervenire, con quali energie, in quali gambi. Se non ci raccontiamo ancora la favoletta, vi hanno già impacchettati, ci hanno già impacchettati. C'è una legge elettorale anticostituzionale, illegale, con la quale si va a votare per finta. Prima si dice: la democrazia non si può limitare al solo diritto di voto. Vero, adesso manco quello. Perché si vota contro il fascismo, perché la croce come l'analfabeta, sì o no? E poi fuori, perché dobbiamo parlare di questo senso. Non c'è un parlamentare in Italia che sia stato eletto dal popolo, come dice la nostra Costituzione. Guardate, io non sto dicendo cose sovversive, sembrano sovversive, perché siamo abituati ormai ad un linguaggio truffaldino, ad una truffa delle parole e dei concetti, prima ancora che dei fondi europei, per cui sembra che io, dicendo queste cose, stia enunciando delle verità sovversivo, degli slogan sovversivi. È scritto la Costituzione. Sto dicendo delle cose moderatissime. Sono il più moderato di tutti. Nel momento in cui dico: i parlamentari devono essere eletti dal popolo. Se tu li nomini, tu oligarchia partitocratica, quello non è più eletto dal popolo. E non deve più rispondere al popolo, deve rispondere al capo pastore, al capo classe, al capo clan, al capo, che poco a poco dovesse votare contro il suo partito, il suo schieramento, la prossima volta non viene più candidato. E questo è uno svuotamento di un elementare principio costituzionale.
non ce la vengono a raccontare, e non ce la vengono a raccontare nemmeno per gli europei. Berlusconi, Parlamento al 5%, liste bloccate. Berlusconi, sei un antidemocratico. Berlusconi si è svegliato. Noi, lo sbarramento al 3%. Siamo democratici. Loro sono incinti poco. Sono incinti ma poco. E questo non funziona più. E questo, diciamo, è alla fine anche un po' il messaggio di speranza con cui io concludo questo libro, cioè il principio di realtà ci può, una volta che prendiamo atto di come stanno realmente le cose, anche se può risultare un buco nello stomaco e spiacevole sapere, ci può aiutare a reagire, che tu reagisci se qualcuno ti tira, diciamo, un calcio nello stomaco, per non dire altro, no? E allora reagisci, perché se no non ti muovi. Allora questo principio di realtà ci aiuta a capire che non è come ce la vogliamo raccontare a noi stessi. Questo persino a prescindere dalla coltre di fumo e dalla cortina di silenzio che anche il sistema dell'informazione, pone su questo tipo di cose. E allora se noi capiamo questo, e se ci riprendiamo i diritti in mano e torniamo ad interessarci della polis come roba nostra, e torniamo, o forse lo facciamo per la prima volta, a considerare che sì, la politica come partecipazione alla vita della polis è la più nobile delle attività dell'uomo. E se lo stiamo a fare intellettuale a citarmi Hannah Arendt, ma qui di questo stiamo parlando. Non è che può essere solo il controllo patologico della legalità, questo è un ritardo, i magistrati per bene messi nelle condizioni di fare il loro lavoro, ma non è solo da lì che passa. C'è bisogno che del giardino, del campo sportivo, del piano regolatore di Tolentino, del comune di Tolentino, come in quello di Lamezia Terme, la gente entri, batta i pugni e chieda conto dei propri diritti. Io giro i comuni d'Italia, non ce n'è quasi uno, in cui per esempio le famose leggi sull'accesso agli atti, in cui vengono rispettate, quando trovo qualche cosa in cui accade me lo segno sul taccuino, sì, per dirne una cosa banale. Diceva Sciascia nel 1978, quando era parlamentare, Sciascia era un'intelligenza lucidissima di questo paese, non è vero che l'Italia, per stare qui a casa nostra, gli italiani siano un popolo ingovernabile. Non è vero. Provate ad entrare in un aeroporto, in un ospedale, in un comune, in un ufficio pubblico, in un ufficio postale, e rendetevi conto di quante cose gli italiani sono in grado, come un pitone, di ingoiare, di buttare il popolo più paziente, lo governi come vuoi. E qui era il passaggio. Io ho scritto roba nostra anche sperando, nel mio piccolo, che si realizzi in questo mio paese, ovviamente, a cui voglio molto bene, come meridionale, perché se le cose succedono di più al meridione, mi sento anche voler più bene, insomma, anche nel senso che non ci abbiamo scelte del resto, non c'è una terza via, secondo me, per cui o ci abbiamo, ma con fiducia e con determinazione a considerare le cose in questa maniera, oppure finito, è detto che poi come le razze devono, mica le razze umane, animali, paesi devono vivere in eterno, a un certo punto finiscono o diventano subiti di qualche altro paese, no? E sa com'è, se non si riesce a mettere le cose a posto a casa propria da soli, c'è sempre qualcun altro che poi vieni a casa tua e le metti a posto per conto tuo, quindi. E ancora siamo nel discorso politico, i vuoti in politica non esistono, vengono riempiti da qualcun altro. Grazie. Moreno, vengo da Fabriano, sono candidato da Fabriano di Fabriano. Vorrei chiedere una cosa: c'è la possibilità da parte dell'opinione pubblica di seguire queste inchieste che sono state scippate dai magistri? In buona sostanza, queste inchieste sono sparite nel nulla, oppure c'è la possibilità di esercitare un controllo? Poi vorrei chiedere, secondo lei, un giudizio sul ruolo che ha svolto il capo dello Stato in queste ultime vicende, e vorrei chiedere per ultimo la riforma della giustizia che si prospetta. È un'ulteriore pietra tombale sulla democrazia di questo paese oppure? Grazie. Allora, intanto queste inchieste, voglio dire, sono raccontate in questo libro, quindi se tu vuoi conoscerle, un libro c'è, io l'ho fatto. No, io il libro l'ho letto, però. Poi, se tu vuoi approfondire, appunto, dicevo, c'è la rete, sulla rete ci sono diversi siti. Diversi blog, uno è il resto chiocciola info.info, il resto chiocciolainfo.it, un altro è anche il mio blog carlobuffio.it, ma poi ce ne sono vari altri, se non mi ricordo tutti, in cui cominciamo un po' tutti questi blog a pubblicare gli atti.
mi rendo conto che la pubblicazione degli atti è una bella novità, però mi rendo anche conto che leggere gli atti è un'operazione un po' lunga, però intanto sono in rete e questo è possibile, addirittura è possibile scaricare con gli atti, leggerli con la ricerca con cui si fa il Word, no? Mettendo un nome andando nei punti in cui interessa, quindi questo credo davvero non si possa fare. Questo supplisce anche alla informazione di mancante, appunto, di giornali, TV, che di questo non solo dicono poco o nulla, ma neanche enunciano dal punto di vista della cronaca. Prendiamo l'esempio di quest'ultima vicenda Salerno-Catanzaro. Molto si è detto sulla cosa, ma quanti conoscevano la cosa? Cioè, quello che si è detto adesso ha torto ragione, guerra, non guerra, armistizio, tregua, era tutto su. Ma chiunque avesse aperto i giornali o una TV questi ultimi giorni, io credo si sia chiesto ma di cosa stanno parlando. Qual è il punto del contente? Cosa contengono questi atti? Quali nomi ci sono da far rizzare i capelli? Allora noi li abbiamo pubblicati, degli atti io li ho pubblicati anche sul mio giornale, infatti è stato un ultimo articolo che ho fatto. Poi mi hanno sollevato dall'incarico. Questa era una mia curiosità. Sì. L'inviato? No, no, da quell'inchiesta, come quando un magistrato gli toglie il fascicolo. Sono tutta storia. Avevano trasferito un vescovo, quindi il Vaticano l'ha fatto la sua parte, secondo il dettato papale, voglio faccio la sua parte, loro hanno cominciato a non avere più pregantini. Poi la magistratura doveva fare la sua parte, hanno mandato via le magistris. Poi l'arma dei carabinieri, pure la sua parte, ha mandato via Zaccheo. Poi hanno mandato via il super perito informatico Genchi, che presiedeva alla ricostruzione dei tabulati del traffico telefonico. L'ultimo a fare, anche lì devo star zitto, non mi riesco, dicevo le battute, le previsioni, ho detto ma mica trasferirà un giornalista che si è fatto dopo che ho fatto star zitto, per cui è andata così. E non mi hanno licenziato, mi hanno tolto il fascicolo. Però appunto il discorso è che queste cose sono leggibili in rete per chi vuole approfondire. La seconda domanda era sul mio giudizio sul capo dello Stato. Sì, intendevo, queste indagini sono state affidate ad altri magistrati. Allora, c'era possibilità di... Queste inchieste sono state affidate dai magistrati ad altri magistrati, però come ha concluso la procura di Salerno nell'atto, ha detto è vero che queste inchieste le hanno date ad altri magistrati, ma non gliele erano date perché le conducessero in porto, gliele erano date per schiantarle. Ah. E quindi le erano parcellizzate in maniera tale per briciolarle. Capisci? Un'accusa ancora, infatti sono finiti sotto accusa per questo tutti i vertici della procura, e quasi tutte le procure, salvo qualcuna calabrese. Quindi è ancora un'accusa dell'accusa, se vogliamo, una storia della storia. Anche lì, altri magistrati che hanno detto questo. Il giudizio sul capo dello Stato, sai, sul capo dello Stato secondo me doveva intervenire prima l'anno scorso, avrebbe potuto, lo dico molto sommessamente, molto umilmente, perché qua se diciamo la parola di troppo lo Stato pure di penne ce ne vuole, invece io rispetto il capo dello Stato, l'ho sempre rispettato, sia da quando era bambino, anche quando non era capo dello Stato. Garantisco io, gliene avete tante, come? Garantisco io, gliene ho detto talmente tante per scritto. Siamo di un altro faccione di più, non piano, voglio dire adesso. Distinguiamo insomma la funzione e la carica, la distinguiamo perché noi dobbiamo avere la lucidità di non lasciarsi trasportare magari anche da una giusta da un eccesso di critica, diciamo così. Ora, è chiaro che la mia è una posizione critica, insomma, è chiaro che è una posizione critica. Io voglio sperare ancora che il capo dello Stato, siccome è un uomo come tutti noi, una persona come tutti noi, come dire, abbia un momento di ravvedimento operoso e cambi la sua condotta relativamente a questo tipo di cose. È possibile, si può fare. Insomma, si è convertito Fra Cristoforo in promessi sposi, perché non può avvenire una cosa del genere anche per ognuno di noi, quindi anche per lui, per il capo dello Stato, che è una persona come noi. Certamente l'anno scorso, se avesse deciso di intervenire quando a gran voce, molti non chiedevano il suo intervento, ma non per noi, per singoli, per queste vicende, probabilmente certi guasti non ci sarebbero stati, non ci sarebbero stati. Anche per come è intervenuto in questa vicenda, non posso dare un giudizio positivo. Mi auguro però che, come dire, strada facendo possa rivedere questo giudizio, perché io ritengo che mai bisogna dare per compiuta qualcosa fino a quando non è compiuta, non è finita. Allora anche il nostro lavoro, dico, di tutti noi è quello di aiutare,
spingere, stimolare gli altri a dire che non è mai troppo tardi, capisci? Per fare. Non limitiamo, cioè il capo dello Stato, quando è possibile ancora chiedergli di intervenire per quello che può fare, per come può farlo. Io credo ancora che possa farlo, che non è tardi perché decida di farlo. Poi però non so se farà, non puoi chiederlo. L'ultima cosa sulla riforma della giustizia, Pietro Tombale. Intanto io credo che non si possa creare anche più un cortocircuito, c'è la cosa passare di riforma della giustizia. Allora, mica tu devi fare una riforma della giustizia che pure è necessaria, secondo me, su alcune cose solo perché, cioè queste cose le devi affrontare come patologia del sistema, Matera, Catanzaro, Salerno, Catanzaro, non dicendo ho la bronchite, bene, adesso abbiamo scoperto la nuova particella contro il cancro. Lì si doveva intervenire su quel problema che di sicuro non ne avrebbe ingenerati altri e che di sicuro e che probabilmente, voglio dire, ne genererà altri simili. La riforma della giustizia è una cosa, mettere insieme le due cose mi pare strumentale. Tuttavia devo dire alcune cose. Secondo me, io non ho paura, non ho mai avuto paura in sé, neanche non sospetto, qui anche dobbiamo essere bravi, capaci, sempre critici. No? Il CSM per com'è non può funzionare più, va riformato. Ora il discorso è capire, eh? Non ha soppresso, no, riformato. Non lo so se va soppresso, io mi fermo a dire, diciamo, andando come dire un passo dopo l'altro avanti, dico la mia, non è detto che la si debba pensare così. Ritengo che se storicamente il CSM è nato come organo di autogoverno dei giudici, affinché questo ordine fosse il più possibile indipendente dal potere politico, la finalità per la quale esso è nato non era una finalità sbagliata. Faccio un esempio un po' più provocatorio in tempi di facili moralismi. Quando si è pensato di dare dei conflui pingui grossi stipendi ai parlamentari, parlo d'Italia, non si è pensato di farlo per creare una casta o per creare dei privilegiati, lo si è pensato nell'Italia del dopoguerra che voi, io non c'ero dopoguerra che noi, ma magari chi c'era, può immaginare insomma come fosse la situazione, per consentire a tutti di fare politica, cioè pagare i parlamentari era una bella cosa. Perché se tu eri un operaio o uno delle ritaglie o un operaio delle fabbriche, non eri il Berlusconi di allora o il duca, il principe di allora, a te veniva data la possibilità di far politica con uno stipendio alto, perché con lo stipendio alto si diceva questa era la finalità. Gli atti, come dire, parlamentari, gli atti sono lì a testimoniarlo, affinché insomma la politica non fosse patrimonio di pochi e potessero farla tutti. E quindi potevano farla tutti nel momento in cui potevano farla bene, probabilmente nel momento in cui prendendo uno stipendio adeguato o alto per potersi finanziare, insomma, sostenere spese, il collegio, eccetera, cioè, sarebbero stati meno indotti a farlo. Poi abbiamo visto dalla storia che è andato in un altro modo, come per il finanziamento dei partiti, c'è stato il finanziamento pubblico, si pensava doveva essere il sistema per eliminare quello illecito, poi si è unito il primo e il secondo. Ma questa è una patologia ancora. Quello che voglio dire è che il CSM è nato per questo. Poi, se ha imitato, come ha imitato, tutti i vizi della politica, persino in maniera anche qui peggiorativa, ha adottato gli schemi della politica, persino peggiorandoli, questo è un altro problema. Allora io dico che ferma restando la necessità di mantenere l'indipendenza dei giudici, il CSM che scimmiotta il Parlamento, che scimmiotta le correnti e le sottocorrenti dei partiti, non va più bene. Un'idea l'ho lanciata, e lo faccio anche stasera stesso, ho detto all'inizio qualcuno mi guardava, poi ci hanno cominciato a pensare, un'idea secondo me molto democratica, per riformare il CSM, non è quello di aumentare i membri, ecco il punto è come, di nomina politica, non è il sorteggio, è il sorteggio. I doci veneziani venivano eletti con un sorteggio, con un sistema di sorteggio e sorteggio successivo. Per chi avesse voglia di interessare a leggere il sistema elettorale, poca cosa, dei doci veneziani, scoprirà quanto era democratico fra gli aristocratici di allora, naturalmente in proporzione, contestualizzando quel sistema di sorteggio. Io credo che sarebbe molto più, probabilmente non è il miglior sistema del mondo, è una delle possibilità,
perché anche qui non è che dobbiamo pensare che delle patologie non si possono realizzare solo perché abbiamo fatto la legge giusta al momento giusto. Poi tempi cambiano, le cose cambiano e magari quella legge non va più bene, o magari si sono trovate i sistemi per aggirare quella legge, proprio perché dicevo prima, il problema è di sistema. Quando si dice far sistema, in generale, si dice una cosa, si vuol dire una cosa positiva, cioè il funzionamento virtuoso delle varie componenti della società, l'economia, la politica. In questo caso noi assistiamo ad un far sistema negativo. Il peggio del peggio che si unisce e che crea questi sconquassi. Ma ti dirò ancora una cosa di più. Io non mi scandalizzo e non mi sono mai scandalizzato, ma anche la Forlese, Magistris, due protagonisti di questa vicenda, della separazione delle carriere. Non è vero che la separazione delle carriere porta automaticamente alla dipendenza del pubblico ministero da parte del governo. Questa è una frottola. È una frottola soprattutto raccontata da quei procuratori che vogliono ottenere nelle proprie mani, come fossero altrettante baronie, le procure. Quando l'hanno detto Forlese e Magistris, sono stati fulminati dai loro stessi colleghi, perché hanno detto una cosa eretica, perché oggi anche con la presunta indipendenza dei PM, ma sai quanti PM indipendenti, non del governo, ma del sottogoverno, del sottopancio del sottogoverno, l'indipendenza non è solo una categoria giuridica o legale, è anche una categoria del pensiero. E per non buttarla troppo in metafisica, voglio dire che la separazione è stata una cosa positiva. Secondo me, si tratta semplicemente di avere l'accorgimento che non diventi un modo per sottoporre al volere del governo, ma la separazione delle carriere in sé per sé, a De Magistris e a Forleo che l'hanno dichiarato in pubblico in tempi non sospetti, gli stessi magistrati che hanno una visione corporativa della magistratura che l'ha fatta pagare, capisci? Quando li hanno trasferiti, li hanno fatto pagare anche questo. Quindi bisogna aguzzare le antenne, come dire, drizzare le antenne, aguzzare la vista. Quando parliamo di queste cose, se non diventa uno sloganismo semplice, io non mi accorgo che questo sloganismo, il CSM va riformato, il CSM magari con una forma che impedisca la riproposizione del corrente, se fanno una separazione delle carriere sono contento. L'orario è ancora abbastanza accessibile, facciamo ancora due interventi, tre poi chiudiamo. Va bene? Così almeno a 4 c'è anche lui che... Allora, facciamo cose brevi, Carlo, se no qui... Questi domani vanno in officina. Noi possiamo riposare tranquillamente. Io pensionato e tu... Posso farti un rimprovero? Come non l'hai invitato al congresso nazionale di cittadinanza attiva? Visto che c'era la malamara, quello del torno, come dice Cossiga, a dire l'esatto contrario che dice lui, che la riforma non bisogna farla, che qua che suona dice. Ma lui non vuol fare la riforma, no, per le cose che dice lui, a parlare. No, però dico, è la cattiva, che fanno da questo e non è stato invitato per il tipo di scuola. Scusa, tu ma sono subito, ma hai chiamato Romolo, mica mi ha chiamato Gesù. Allora, il primo a intervenire è Alberto. Domande brevi, risposte brevi. Semplicissime, non so poi la risposta come se sarà difficile, non lo so. Comunque a proposito, non c'entra moltissimo quello che è stato detto, ma a proposito di inchieste giornalistiche e giudiziarie, Vittorio Emanuele di Savoia, io l'ho seguito perché li seguo tutti, li curo da vicino, che fine ha fatto per voi giornalisti? E ancora diciamo no lo so no no ma non il pagoletto curiosità personale in quanto monarchico dico a Como dove si interessano tanto di erba, non quella ai cannoni, ma quella dei pulito e della rosa. Dico, come mai a Como è finito tutto? Cioè, si sa qualche cosa, voi avete... Io l'ultima volta che ho visto Vittorio Emanuele di Savoia è stato in carcere, perché sono andato in carcere per intervistarlo. E quindi era accusato di questa faccenda, del taroccamento delle macchinette non già soldi, dico che... Non so che fine, poi non è che ne seguiamo tutte le richieste di tutti,
non solo del Parlamento, della Casa Reale, cioè non lo so cosa hanno fatto a poco, poi sai, molte inchieste arrivano alla procura, si allenano, si perdono, magari alcune vanno avanti, si conoscono solo perché riferiti a personaggi più noti, non si conoscono più ed escono dal circuito mediatico quando... Sono tanti, ma non dico solo quella per ma lo sai quante inchieste non si sa nulla più perché poi la vita vaccina altre cose, non so cosa faccia adesso, insomma. No, dicevo le procure, cioè i tribunali, Como era quello competente perché Ucco che aveva sì, la potenza era sì, arrivato fino al Brennero, no? Ma l'abbiamo detto prima, guarda, cioè non tutte le procure, tutte le procure insabbiano, tutti i tribunali si dimenticano. No, sì, ma questo lo so perfettamente, era solo per sapere in questo caso la barzelletta, no? Era una reale con la magia. Aveva rubato di brutto, no? Io sono molto rigoroso anche nella io sono, non ho fatto mistero in questo libro di essere dalla parte, il mio non è un libro obiettivo, per me l'obiettività non esiste, è una favola per i gondi, il mio libro leale, proprio un libro schierato, quindi io non ho avuto problemi a denunciare di essere dalla parte di Magistris, Forleo, del procuratore Magrone in Molise anche lì scoperchiato cose inerarrabili eccetera, però voglio essere molto rigoroso io, proprio perché credo che le inchieste non vadano tolte ai magistrati, vada data la possibilità ai magistrati di concluderle, proprio per questo fino a quando uno non viene condannato non mi sento chiamarlo là, perché se noi facciamo questo diamo il destro a quelli che dicono ma non si può se non c'è il terzo grado di giudizio. È vero che se non c'è il terzo grado di giudizio a Roma non puoi dargli del colpevole, perché vale per lui come per me come per tutti il principio di non colpevolezza, però è anche vero che dobbiamo abituarci a distinguere, perché in questi casi di cui noi stiamo parlando, ed è qui la gravità del problema, non stiamo parlando di giudizi dati prima, stiamo parlando di inchieste che non sono state fatte concludere, che sono state tolte affinché non si concludessero, per il timore che se si fossero concluse magari avrebbero dimostrato l'assunto dell'accusa. Dobbiamo essere rigorosi su questo, se no passiamo anche lì, guardi lì, per lì, finito, basta. Aspetta che c'è un articolo sul Corriere della Sera di cui accennava prima. Lei ha scritto un articolo facendo nomi, cognomi e descrivendo fatti, quindi da giornalista, come se ne vedono purtroppo pochi, ora chiedo, i suoi colleghi non possono, non vogliono pubblicare questi articoli? E lei com'è riuscito a farlo pubblicare? Ma guarda, alcuni non vogliono, sì, alcuni non vogliono e altri non possono. Nel senso che non hanno poi la necessaria determinazione ad affermare anche lì un problema, di affermare i propri diritti. Io come sono riuscito? Io ho fatto sempre questo mio mestiere così, a volte ti aiuta il caso, a volte l'istinto, e in questi casi, poiché seguivo questa inchiesta da diverso tempo, sono stato semplicemente determinato a farlo. Sapevo cosa andavo incontro, a cosa rischiavo, poi ognuno nella vita fa delle scelte. Ci sono molti giornalisti bravi. Però sai, come i magistrati bravi, non sempre è detto che tu debba chiedere il coraggio non è chiesto nel concorso a un magistrato, un magistrato non è detto che debba essere coraggioso, io mi accontenterei di avere un magistrato onesto, il coraggio è una dote, io non voglio dire con questo che sono coraggioso, non lo so come sono, sono come sono, però non dobbiamo penalizzare quelli bravi che dei quali noi magari riteniamo di dover richiedere una forma di eroismo. Non so se è chiaro quello che voglio dire, non è detto che un giornalista o un magistrato per fare bene il suo mestiere va a fare per forza l'eroe, perché porca miseria, in un paese normale, con le situazioni normali, il magistrato deve fare bene il magistrato, il giornalista deve fare bene il giornalista e deve essere messo nelle condizioni di farlo. Quelle di cui stiamo parlando sono situazioni anomale, cioè se io sono costretto a puntare i piedi nel mio giornale per pubblicare un articolo, io non sto parlando di una situazione normale, sto parlando di un'anomalia. E quindi, certo, qualcuno può dire, ah bravo, essere preso come esempio, ma non mi rattrista essere preso come esempio per questo. Io vorrei essere preso come esempio, qualora accadesse, per aver scritto un buon articolo, un onesto articolo. Però la normalità è che tutti facessero come lei. Lo so, ma sai, ci sono tante variabili nella vita, non lo so, io ho fatto questa scelta, un altro magari... Ma l'altro giorno mi ha criticato.
pubblicato un collega del suo stesso giornale che guadagna il triplo di quello che guadagno io e di cui nessuno conosce il nome, quindi non lo farò solo per non fargli pubblicità, perché non ho mai scritto un cazzo. Era una battuta, ha mai pensato di stare le scarpe? Di? Usare le scarpe, dice io uso le scarpe per una cosa molto, molto particolare, per andare a correre, mi piace molto, uso le scarpe. Aspetta un attimo che c'è... Non c'è bisogno. Sei okay. L'ultimo perché dopo c'è il ragazzo dietro a te. Bisogna usare il cervello, non credo, non le scarpe. Fai la domanda... Sì, veloce. 500.000 bottiglie non sono andate a votare. Beh, stai facendo anche di questo ladrocinio dei politici. Secondo te è utile per la democrazia, l'astensionismo? Può cambiare questo stato di cose? Allora, ti darò una risposta articolata. Secondo me l'astensionismo alle elezioni politiche con questa legge truffa, ricordate, nel 53 si chiamava legge truffa, quella che prevedeva un piccolo premio di maggioranza. Allora ci fu una sollevazione di studi, persino forse magari si diceva no, che la coalizione, non il partito, la coalizione, 1953, la coalizione che prendeva la maggioranza relativa aveva diritto ad un premio di maggioranza, una roba da educante rispetto a questo ladrocinio di democrazia a questo punto. Allora, io non sono andato a votare, dico quello che ho fatto io e ritengo che non bisogna andarci alle politiche. Questo mio astensionismo, parlo per me, è una forma di astensionismo politicissimo. Io ardo dalla voglia di andare a votare, ma non vengo, non posso andare a votare con una legge fatta per il popolo bue, perché scusate, non mi sento un bue e quella è fatta per i buoi. Lo so, dicevo, non sto offendendo nessuno, sto dicendo come la vedo io. Per le regionali, per le comunali, per esempio per le comunali andrei a votare, perché lì non c'è un sistema elettorale che ti impedisce di non esprimere. Cioè io credo che insomma bisogna andare a votare laddove le leggi elettorali consentono una reale partecipazione democratica e una possibilità di incidere. Laddove invece questo non accade, come alle politiche, penso che non andare a votare costituisca un messaggio politico fortissimo. Scusa, tocca a te. Io vorrei essere l'ultimo a intervenire, allora, perché la domanda è quasi conclusiva, se possibile. Sì, voglio dire una domanda. Senta, due domande molto facili, veloce. Perché la busto no, lei all'inizio parlava che tutto questo è iniziato con i fondi europei. E mi chiedevo, l'Europa come fa, nel senso, al Parlamento europeo, vede che c'è questa situazione, continua a dare i fondi, tutti felici, contenti, cioè tanto soldi. No. Sì, posso dirti questo, i fondi europei sono in allegato a questo, lei diceva prima che era iniziata anche la massoneria. Ha trovato componenti della P2 mischiati in queste faccende, diciamo, che personaggi mischiati e quali sono? Allora, prima domanda, i fondi europei, non è che l'Europa è felice di darci, infatti a Bruxelles non è che ci sono grande considerazione, questo è già chiaro. È anche vero che esistono degli organismi che dovrebbero combattere le frodi europee, a cominciare dall'Olaf, che molto spesso non funzionano. Certo ci sono delle situazioni molto singolari che si determinano a volte. Uno dei grandi indagati di questa inchiesta, Cesa, che era il segretario nazionale dell'UDC, era anche, credo, nella commissione bilancio, in una commissione che doveva controllare la buona spesa dei fondi europei. Questo andava scoprendo l'inchiesta di Magistris e quindi anche di fronte a questo tipo di situazioni ci si è trovati. Chiaro che forse, probabilmente, prima o poi, intanto l'Europa, voglio dire, ci ha messo spesso di fronte alle nostre responsabilità, anche qui non tutto si sa, o anche per una sorta di ragione politica, di equilibri fra strati da salvaguardare, c'è una forma anche di pietà, diciamo così, nei nostri confronti, per cui. Però di sicuro a Bruxelles non siamo simpatici per questa storia dei fondi europei. I fondi europei sono stati non solo l'oggetto iniziale delle inchieste dei Magistris, sono state l'oggetto principale di quelle inchieste. Quando De Magistris ha cominciato a toccare i fondi europei, in quel momento sono cominciati i suoi guai veri. Quando la presenza, perché per tutto il discorso che vi ho fatto prima sullo spostamento di grandi somme di denaro con, diciamo, questa partecipazione collettiva
relativa alla spartizione. Per quanto riguarda queste stesse inchieste, sì, sì, certo che ci sono periodisti, i nomi sono fatti nel libro, uno di questi, il noto, Bisignani, iscritto alla P2, ricomparso in queste inchieste, ma soprattutto in queste inchieste sono ricomparse, la P2 è anche ormai superata da questo punto di vista rispetto a queste inchieste, quello che diceva Gelli la volta scorsa, diceva, ah, ma è vero che gli chiedevano il piano di rinascita democratica che lei maneggiava, di cui lei ha lasciato scritto e sta trovando attuazione, ha detto francamente, io credo che oggi quello che stanno facendo PD, PDL è molto più avanti del mio piano di rinascita democratica. Sono, per cui anche queste storie qui, cosa voglio dire? Le dicono sempre le inchieste, i soggetti e le compreghe, diciamo così, di massoneria deviata, come si usa dire, sono tante, sono moltissime, è un ginepraio, in alcune zone, regioni, sembra quasi che ci siano più logge massoniche di quanti siano gli abitanti, cioè voglio dire, in Calabria, in Basilicata, logge massoniche come, non lo so, un baccanale, un rito, una cosa orgiastica, un'orgia di logge deviate, di clan, molte volte le stesse persone appartengono a due o tre logge diverse, quindi comunque c'è molta, qualunque cosa, io lo dico in questo libro, voglia dire massoneria oggi, massoneria deviata, c'è una grande partecipazione di questi club, associazioni, sempre più simili a clan, sempre più simili a gruppi di pressione, che molto poco hanno a che vedere con Garibaldi, Mazzini, il grande architetto dell'universo di Camuria e Lobby, diciamo. Allora, se soddisfatto, sì, perché se non è soddisfatto non posso ricordare. Allora, ecco, un attimo, adesso questo è l'ultimo intervento, io dico, se c'è qualche altro che vuol dire. No, vabbè, comunque in ogni caso, guardi, io volevo semplicemente dire questo, ringraziare il signor Volpis di questa sua bella illustrazione, anche perché in definitiva quasi quasi non, vabbè, il libro io l'ho cominciato a leggere ma non l'ho finito perché l'ho comprato io. Comunque volevo soltanto dire questo, che limitandoci soltanto alla situazione De Magistris, Catanzaro e problemi che poi sono venuti fuori dalla reazione che De Magistris giustamente ha dovuto provocare attraverso la procura di Salerno, giustamente. No, giusto, no, per cercare di venire a mettere in luce questa situazione che si sta insabbiando, no? Quindi praticamente è una situazione che se forse Salerno non fosse intervenuta non ne avremmo più sentito parlare, probabilmente, credo non se ne sarebbe parlato. Adesso se ne riparla. Ora la mia domanda è questa, così diciamo è molto futile, diciamo così. Secondo lei come andrà a finire? No, la domanda non è futile, sa perché, al di là dell'apparente futilità, perché qualcuno già si è pronunciato su come andrà a finire e non lo ha detto in maniera futile o giocosa. Questo mio lungo percorso che poi mi ha portato a scrivere queste cose, nel momento in cui sempre l'anno scorso già per competenza territoriale le cose calabro lucane, diciamo così, e sammarinesi e romane passavano a Salerno, molti dicevano lì c'è speranza che lavorino bene, ci sono dei magistrati valorosi, competenti, per bene. Qualche altro, molti altri dicevano fermeranno anche loro. Dovrei dedurre da come stanno andando le cose adesso che avevano ragioni seconde a dire non c'è nessuno che non possa essere fermato, però voglio ancora sperare, e non solo per un slancio di ottimismo, che questo non accada. Perché dico non solo per una forma di ottimismo? Perché adesso è accaduto qualcosa e nulla sarà più come prima. Adesso non solo i sette magistrati della procura di Salerno non possono essere tutti e sette, sì, hanno detto trasferiamo il capo, l'altro capo, due magistrati, ma non possono essere tutti trasferiti, tutti considerati parte, ma soprattutto il punto è che è diventato patrimonio collettivo grandi pezzi di questa storia. Ormai ne parla l'Italia, non è finita qui. Io una cosa le posso dire per quella della mia impressione, penso di non sbagliare, e cioè che di sicuro non finiamo col parlarne oggi, fra due mesi, fra tre mesi, fra sei mesi. Questo rischia di trinchia. E già, siccome è il più grande scandalo giudiziario della storia repubblicana, questo se ne
parlato, io credo che di questo parleremo ancora a lungo, e se parleremo ancora a lungo, questo significa che la partita non sarà ancora chiusa, e se la partita non è ancora chiusa vuol dire che la gente, le persone si vanno appropriando anche attraverso la lettura di quel mio contributo del libro, di altre cose, di questo argomento, e soprattutto ne assorbono una chiave di lettura e cominciano a ragionare. Allora lì è difficile, diventa come la famosa palla di gomma, no? Che tu, per quanto possa spingere sott'acqua, per un principio fisico anche lì, con quanta maggior forza la spingi giù, con la stessa forza ti ripiomba all'esterno. Quindi lei è un saviano? No, per carità, non mi dica così, se no la guerra. Allora, mi auguro di leggere al più breve roba nostra numero 2. Ci sarà la seconda edizione, molto aspettata. Grazie. Prima di dare la parola alla signorina che l'ha chiesta, sulla Margherita, che la sto vedendo adesso, alza di due piedi così non farà più ora che ho fatto io parlare di alzarmi, ero praticamente alto come sono adesso. Scusa un attimo, volevo fare due piccoli annunci. Uno è molto importante, che dopodomani, giovedì, all'anno zero, la trasmissione di Santoro, ci sarà Bucchio e la Forleo. Che non solo vi consiglio di vedere la trasmissione, ma anche di registrarla, perché potrebbe essere un documento che diventerà prezioso e raro tra qualche anno. Un'altra informazione che voglio dirvi è che in Italia se la manderanno in onda. Dici così perché poi gli fanno la festa, no? Lui speriamo proprio no, ma insomma. Un'altra cosa che voglio dire è che in Italia si pubblicano ogni anno la bellezza di 54-55 mila libri. Di questi libri che vengono immessi sul mercato, la stragrande maggioranza si perdono nei meandri degli scaffali. Quelli che maggiormente trovano riscontro sono quelli che vengono promossi, che vengono come si dice, pubblicizzati attraverso i mass media, che quelli hanno, oppure hanno una notorietà attraverso qualche cosa, qualche premio, eccetera. Questo libro è, come l'avete capito, è un libro di inchiesta che nessuno ha mai pubblicizzato. Ci sono state due recensioni del mio Cioè, bisognava leggere proprio il Corriere per sapere che c'era un libro. Quindi anche questo qui diventerà un libro presto di quelli da tenere delle proprie librerie. Per cui compratelo e approfittate poi per fare di Santa Delica, che sarà preziosa. Adesso do la parola a Giovanna. Non so se si chiama Giovanna, senti Giovanna. Soltanto per chiedere una precisazione al cronista del dizionario pubblico, in questo caso, il suo livello di preoccupazione per l'eventualità che venga varato il progetto di legge Alfano che sancisce un blackout totale sull'informazione fino alla conclusione del dibattimento e introduce un divieto di pubblicazione ancora più restrittivo sui risultati delle intercettazioni telefoniche. So che il livello di preoccupazione per i suoi colleghi è particolarmente alto, poiché da Luigi Ferrarella a Bianconi, insomma molti suoi colleghi anche del Corriere hanno espresso delle preoccupazioni molto serie anche in più. Erano preoccupati Bianconi. Aggiungo insomma anche un altro potrebbe voce del Corriere, quali sono le idee di questa punta, volevo sapere la sua opinione, perché comunque diciamo che in relazione a quello che le diceva, cioè alla possibilità per l'opinione pubblica di riconosce, sì, certo. Guarda, questo è il disegno di legge Mastella praticamente. Il punto di questa storia delle intercettazioni, ovviamente io sono totalmente contrario, ma non per una preoccupazione da cronista giudiziario, ci tengo a sottolineare questo perché non faccio il cronista giudiziario, io faccio principalmente i chiesti, poi faccio altro il cronista giudiziario. Perché dico questo? Perché noi abbiamo un dovere come giornalisti, quindi mi fornisci l'occasione di dire una cosa secondo me importante, che non è solo quella di raccontare, di interpretare bene le carte giudiziarie di una qualche inchiesta,
ma è quella di fare inchieste giornalistiche come lo statuto, diciamo così, del giornalista anglosassone di cui spesso ci si sciacqua inutilmente la bocca dovrebbe chiederci. Io sono personalmente, il mio piccolo orgoglioso, di aver messo dentro questo libro una serie di inchieste che non erano inchieste giudiziarie, erano prima inchieste giornalistiche, sono diventate dopo inchieste giudiziarie. Quindi io credo che i giornalisti prima di tutto debbano pensare a fare a 360 gradi il loro lavoro di giornalista, non essere preoccupati perché qualche fonte venga meno. Le fonti, poi, se un giornalista vuole ed è capace, le cerca, le trova, perché questo mestiere in questo consiste: cercare le notizie, trovarle e raccontarle. Questo in tre battute della professione, il mestiere, l'arte, quello che vuoi, del giornalista. Per quanto riguarda invece il segno a quadro, lì c'è un problema anche lì, prima di tutto, di democrazia, non solo di oscuramento delle fonti per il giornalista, perché quando le intercettazioni pertinenti ai reati, non più coperte da segreto, le si vuole pubblicare, come voleva il disegno di legge Mastella, come voleva Veltroni, come voleva Berlusconi, solo al momento del dibattimento, significa non poter sapere nulla su questioni di interesse pubblico. L'esempio ce l'abbiamo proprio in una di queste vicende raccontate in Roma, parlavamo delle scalate bancarie. Quando sono state depositate quelle intercettazioni, quindi non sono state più da considerare segrete perché notificate all'avvocato, notificate alla parte imputata, da quel momento in poi è una cosa fondamentale, importante, non solo per i giornalisti, il giornalismo, la stampa, per i cittadini che delle cose vengano a conoscenza, perché quando sono venuti a venuti a conoscenza delle intercettazioni della scalata Unipol, eccetera, eccetera, lì il reato lo sventi, perché no? Lo blocchi. Se invece tu ne vieni a conoscenza soltanto al momento del dibattimento, metti in media 2 anni dopo che quell'indagine è stata avviata, babbo morto tu conosci le cose, quindi non raggiungi neanche l'obiettivo della efficacia, no, rispetto al blocco di una condotta criminosa o presunta tale. E allora il punto delle intercettazioni del disegno di legge Mastella, dell'Alfano, perché non si è d'accordo? Non solo come giornalisti non si è d'accordo, e vabbè, e quindi siamo tutti preoccupati di Bianconi e a Ferrarelli, e siamo pure commossi di questa preoccupazione, però dobbiamo fare un ragionamento un tantino più sviluppato da questo punto di vista, se posso permettermi di dire una cosa del genere, che non è che io mi devo preoccupare solo perché non so poi che cosa scrivere, perché mi viene meno una fonte. Io mi devo preoccupare come cittadino, che cosa vengo a sapere se mi occultano anche quest'altra possibilità. Il disegno di legge Mastella, Alfano, eccetera, va per questo, diciamo così, avversato, e va rivalutata, diciamo così, meglio, voglio dire, sottolineata, non ci dobbiamo mai stancare di sottolineare abbastanza, 2 o 3 punti fondamentali, perché parliamo di intercettazioni sempre pertinenti ai reati, perché né io né te vogliamo essere intercettati se parliamo con Romoli, se ci piace l'aperitivo, un tipo di vino sono affari, no, quindi pertinenti ai reati, non più coperti da segreto, quindi depositate nella fase delle indagini non coperte da segreto, e soprattutto anche riflettere che il discrimine vero è un punto, il momento della pubblicazione, quello è la differenza vera, perché se il momento della pubblicazione lo posponi dopo il dibattimento, al momento del mio giudizio, è passato così tanto tempo che tu non intervieni più sull'insider trading o l'agiotaggio, che erano i reati finanziari contestati alla base delle scalate bancarie legali, e quindi non tutti i cittadini, e quindi nessuno sa niente. Bene. Quindi io non sono preoccupato, cioè sono preoccupato in questo senso, non per una preoccupazione di